Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua su Atomic Heart. Allora, è un successo delle robe. Subito partiamo così? Va bene, partiamo con un video. Scopriamo che hanno da dire. Finalmente sei tornato fra noi, figliolo. Hai preso una batosta. Hai rischiato di rimanere là per sempre. Dove? Dimmelo tu. Come faccio a sapere dove sei quando vai su tutte le furie? Eri un bravo ragazzo quando c'era mia figlia, ma da quando è morta non fai altro che perdere le staffe di continuo per delle vere e proprie inezie. Dopodiché non resta nient'altro che sangue e teste mozzate. Un vero schifo. Che c'entra tua figlia con me? La mia Katia, anzi la nostra, ti hanno fatto un bel lavaggio del cervello. Di cosa sta parlando? Lei era mia figlia, ma era anche tua. Ekaterina Niceva, nome in codice Blesna, membro della squadra speciale Argentum. Quindi lei è... Tua suocera, razza d'ignorante. Lavoravate per Sechenov finché i bulgari non vi hanno fatto esplodere. Katia è morta, poi Sechenov ti ha trasformato in un mostro. Sì, ne ho sentito parlare. Se lo sai, allora perché stai lì seduto? Tenendo d'occhio fin da quel momento. Pensavo che dentro di te fosse rimasta almeno una briciola di umanità. Mi dispiace. Si è sbagliata. Il mio passato, il mio presente. È tutto andato. Ma dov'è Larissa? È un po' dappertutto. L'hai sparpagliata ai 420. Signora, ha una pistola per me! Ti sembro forse una che non ha una pistola? Quale vuoi? È lo stesso, devo spararmi in testa! Bravo, ottima idea. Fatti saltare il cervello e mettici una pietra sopra. Si calmi, signora! Così Sechenov potrà trasformare prima l'Unione Sovietica e poi il mondo in gusci senza cervello! Va bene, ho capito! Se hai davvero capito, allora alzati. Ti darò delle armi, te ne darò un quintale. Ma solamente se mi prometti che farai fuori quel pazzo lunatico una volta per tutte. Che cosa c'è? Hai perso la lingua? Ascolta gli anziani, maggiore. Le azioni di Sechenov esigono vendetta. Ma cos'è questa roba, Sergei? Sono io, cara Zinaida. Cariton Zakharov. Cariton? Vecchia serpe, sei vivo! Più o meno, un mago mi ha trasformato in melma polimerale. Aspetta, cazzo, stai dicendo che hai sempre saputo chi era nonna Zina? Mantenere segreti può essere utile, loro non ci hanno deluso. Può essere utile per chi? I tuoi segreti deludono me! Sechenov deve essere fuori di testa se fa questa roba alla gente. Aspetta, e Katia? Anche Katia potrebbe essere viva? È possibile, ma in che stato? Guardami, non so se sono migliorato, ma non ho dati precisi al momento. Ti prego, ti scongiuro, Sergei. Sechenov, tu lo devi ammazzare! Gesù, mollami la giacca! Cazzo di crostini! Ma che diavolo succede? Da un lato ci sono degli stronzi manipolatori bugiardi che giocano ai vendicatori. Dall'altro uno scienziato, membro dell'Accademia che vuole illuminare l'umanità. E usarmi per ammazzare altri stronzi. Almeno secondo i manipolatori. Va bene. Perché non mi mostra il suo arsenale, signora? Ora sì che si ragiona, figliolo. Ok, c'era la scelta, ho voluto aspettare un attimino. Oh, let's go! Allora, prima di tutto, a me serve una cappa, l'ho visto. Devo sapere come tesoro, cacchio si crea. Sono estremamente preoccupata per di nuovo te. Lei. Temo che tu sia in pericolo. No, non senso? Sono in pericolo, tranquilla. La sala pausa non è sicura. No, bellezza. No, non ho la ricetta. Sicura. Datemi la cappa! Vabbè, non ho tanti colpi, però. Ah, è il raid finale, praticamente. No, ho capito già che cosa dobbiamo uccidere, vero? Non mettermi in fretta, una cosa alla volta. Preferirei raggiungere Sechenov prima che il collectif sia aggiornato. Sì, vabbè, possiamo andare. Possiamo effettivamente andare, tranquillo. Nel caso non ti piacciono le sue risposte. Andiamo. Si salta. Cos'è successo al braccio? Ok, ci siamo. Sconfiggi una No. Accesso salve. Consentito.
Un attimo, solo un secondo, devo calcolare un attimino le mie chance di sopravvivere. Ok, quante... Non ho molte cure. Le mie chance di sopravvivenza sono basse. Ho bisogno di... Ho bisogno di... Tanta roba, via questa roba, via questa roba. Colpi di pompa li teniamo dentro. I colpi qua non ci servono, non ho la K, quindi... Via. A posto. I colpi sembrano a posto. Questi via, non ci servono. Non ci servono. Queste ci servono. Tante vite. Tante vite. Tante vite. Ok, ne sto mettendo tante, apposta per non crepare. Sono pieno con l'inventario. Va bene, si va. Si vola. Entriamo. Che succede? Sconfiggi la gemella. Subito. Oddio, ride anche. Attenzione, ma giù. Ok. Destra o sinistra? L'energia delle gemelle. Fa lo stesso. Sì, chi se ne frega. Hai ragione. Grazie. Proprio come te, una gemella ha la capacità di accumulare energia per potenziare i suoi attacchi. Attaccala per rimuovere l'energia che ha accumulato. Va bene. Vieni qua. Sì, l'avevo capito, tranquillo. Becca di questo. Tutte le sue abilità per ucciderti. Vedi di fare lo stesso. Beh, non mi ha colpito? Becca di sta spompata addosso. Balliamo. Sto combattendo, non rompermi le scatole, robottino. Sto combattendo, non vedi? Lo distruggo, sto... Cacchio di robot. Dobbiamo raggiungere il piano superiore. Vieni qui, robot. Ma beccati questo. Wow, 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 calmati. Uè, calmati. Aiuto. Se ce ne fossero due. Ma va. Tanto arriva. Basta! Madonna, si muove come un cazzo di ragno, ma ci rendiamo conto. È creepy as fuck, sta roba, lo giuro. Aia, mi ha beccato. Dove vai? Stupido robot! Vieni qua! Dove sei? Vuoi crepare? Cosa fai? Cosa stai facendo? Che cacchio combini? Devo spaccarlo? Ah, ok. Ehi, ciao! Vieni qua. Bella madonna, distrutta. Wow. Ok, sta roba è creepy. Che è fase 2? Non ho capito niente. Però so l'altra cosa. Ora dobbiamo fare il 2v1. Probabile. Andiamo. Ascensore, si muova, per favore. Muoviti, muoviti. Ok, saliamo. Progetto Atomic Hub. Aspettiamo. Approvato dall'assemblea, attenzione, segreta del comitato centrale del PCUS. Coltiamo tutto. È importante. Guarda un po' che strano! Atomic Heart! La distruzione degli Stati Uniti! Instaurazione del comunismo. Oh, ok. Istituzione di idee sociali e morali in linea con le credenze del popolo sovietico. Vabbè, giustamente, ok. Esecutivo. Conquista di strutture militari e strategiche, seguita dalla disattivazione e dallo spegnimento delle centrali nucleari. Disattivazione efficace del cuore atomico dell'America. Completa resa del governo e trasferimento del potere ai vertici dell'URSS. E come volevano riuscirci? Per fortuna non è successo. Prima vendono i robot, poi si limitano a donarli come aiuto.
Una volta raggiunta una massa critica, assaltano tutte le centrali e interrompono l'energia. Vabbè, giustamente, però... Vabbè, gli Stati Uniti non si basano solo su quello, però... La maggioranza... Vabbè, ok, sarebbe un grave danno. Però questo è un mondo fittizio dove ci sono tutte queste cose. In effetti è vero, è da considerarsi quello. Va bene, comunque... No, beh, ci sta un attimino a fare giusto la visione diversa, no? Cioè, se noi prendiamo il gioco medio americano spara-spara... Il gioco medio americano spara-spara è... Russi, cattivi, ammazziamoli! Il gioco russo è... Americani, cattivi, ammazziamoli! Fondamentalmente è quello. Quello non cambia mai. Non so perché mi stai dando veramente così tanta roba, però io non ho nemmeno la K e lo volevo la K. Peccato, non ho la K. Ok, va bene, credo che... No, vabbè, ma io sono a posto così. Andiamo. Vediamo un po' che succede, ragazzi. Oh, sono tutte e due, giustamente. Andiamo. Capo, proteggetemi. Allora, cari Tom, sei fiero di te? Tu, Larissa e Zinaida vi siete dati da fare. Ma non credevo che saresti stato così incerto. Silenzio! Mi hai manipolato la mente e la memoria. Che cosa siamo noi per te? Solamente dei giocattoli? Chi cazzo calma, credi calma, di essere? Calma, Sergei. Sei molto agitato, ma non è colpa. Ma tu, Cariton, tu avresti dovuto aiutare il ragazzo, non manovrarlo come un burattino. Dici davvero? Non dare la colpa a me. Non sono io che cerco di privare le persone del libero arbitrio trasformandole in burattini. E non ho scelto io di diventare un ammasso di belva parlante. Ti piace che sia andata così, eh? Sfrutteresti tutto e tutto per raggiungere il tuo scopo, compresi me e il tuo agente, ammettilo. Come osi? Vi ho persi, poi vi ho salvati. Siete due miracoli. Tu eri... Sei il mio migliore amico. E il maggiore è come un figlio per me. Anche quelli due sono come figli per te. E tutti quelli che collegherai al collettivo, tutti quelli di cui controllerai la mente, che sono per te milioni di figli adottivi. Tu stai facendo solamente i tuoi fottuti comodi. Dimmi. Io voglio dare all'umanità un futuro meraviglioso. Traguardi inimmaginabili. Voglio farle raggiungere le stelle. Piantatele entrambi. Metti le mani in alto. Dannato mago, dia a quelle due di andarsene. Hai 3 secondi. 1. Che peccato. 2. Peccato tu abbia inasprito la situazione senza provare a risolverla pacificamente. Ma non intralcerai il progresso. Destra, sinistra, finitelo. Ok. Va bene, destra, sinistra, finitemi. Ah, si parte proprio così. Buongiorno, vola. Cazzo. Pure quello. Ronzo di un robot. Ok, si può combattere. Ah, bene, ok. Signori. Ok, queste due sono creepy ora. Molto più creepy del dovuto. Ricordiamoci che c'è gente che le chiama mommy. Direi tutto il contrario. Che minchia vuoi fare? No. Ok. I QTE, vabbè. Odiosi, come al solito. Sono qua. Posso combattere ora? Cosa cazzo è questo? Vieni qua! Di incolpare le macchine, ma... Cazzo di crostini, queste sono prove concrete! Dov'è? Vieni qua! Stupido robot!
vi odio. Vi detesto tantissimo. Una di queste robot è Caterina Niceva, la moglie che non ricordo. Beh, quale delle due? Ho provato a riportare in vita Blessa quando il suo Madonna. Aiuto. Sta qua, lancia i laser, che due maroni. Ma il processo era troppo complicato. No, io non t'ho mai detto di usare quella. Oh, spammi troppo! Ora basta! Sono disposto a credere che lei agisse per il mio bene, ma perché? Non me l'ha detto! Mi dispiace se viene. Dai, sono tutte boiate, lo sappiamo. Vabbè, hai rotto il cazzo. Fare richiamare le gemelle e parlare con me! Beh! Ora stanno combattendo Cariton, non Cariton, ovviamente. Sto finendo i colpi, eh. Più che altro sto notando la pistola non vuole fare. Ma vaffanculo. Possiamo smetterla! Liberati di Cariton. Togliti. Non rompermi le balle. Ok, d'accordo. Prima richiama. Andiamo. Crepa! Dove sei? Vieni qui! Curata. Ora. È quello che voglio fare. Tua moglie è morta. Sechenov te l'ha portata. Dove cazzo sono? Questa qua crepa, eh! Ok, uno è andato. Che fanno ora? Arrenditi, P3, e consegnami Cariton. Prima che qualcun altro si faccia male. Sì, prima che qualcun altro. Io mi farò male. Tu sarai il prossimo maggiore. Prima ha funzionato sparando lì. Davvero? Che cacchio devo fare? Aia. Cosa devo fare? Non fa niente questo. Oh? Aiuto. 30, bellezza assassina. Uccidi le gemelle. Ah, ok. Così? E l'altro dove è andato ora? Ok. Che sta succedendo? Pezzo di merda. Sergei, tu non capisci. Cariton ti sta manipolando. Ha ottenuto l'accesso al modulo Voskhod nel tuo cervello e ti ha spedito nel limbo. Io mi preparavo per l'aggiornamento del collettivo e non me ne sono accorto. È lui che ha ucciso Molotov. Dimmi, Cariton, hai fatto la stessa cosa alla Filatova? Hai usato il mio agente per farla a pezzi? La tua ipocrisia ormai mi ha stancato, Dimitri. Sono stato io a fare il lavoro sporco mentre tu rimanevi pulito. Ma non meritavano di morire. Dimmi perché lo hai fatto. Che stronzo fino ad ora. Ne ho abbastanza di te, maggiore. Il tuo lavoro adesso è finito. Peter, ragazzo, alzati. Alzati. Che cosa vuoi ottenere? Voglio solamente farla finire, Rodimi. Voglio che la tua patetica razza umana capisca una volta per tutte di non avere più un futuro. Dovete farvi da parte e lasciare finalmente il posto a quella che sarà la prossima fase dell'evoluzione. Cioè me. Sei malvagio. Cosa farai all'umanità e al collettivo?
Non dovresti definirmi malvagio solo perché non sei in grado di comprendermi. La malvagità è un concetto astratto e il tuo è un pensiero limitato dalla tua umanità. Appartieni a una specie che è destinata a estinguersi molto presto. Me ne sono reso conto quando io stesso ho smesso di farne parte. I tuoi limiti ti impediscono di vedere quale sia la verità. Gli umani sono così stupidi che non si vogliono nemmeno evolvere. Vogliono solo avere comodità e soddisfazione. A discapito di qualcun altro. Non hai mai voluto unirti alla matrice? No! Fermati, carico! Beh, ho cambiato idea. L'unità Argentum è entrata nell'ufficio del dottor Sechenov, ma di lui non c'era traccia. Dalla ricostruzione parziale emerge che l'oggetto di polimeri neurali umanoide si sia avvicinato al corpo del dottor Sechenov e l'abbia consumato completamente. A seguito degli eventi descritti nel rapporto, l'oggetto di polimeri neurali umanoide ha lasciato l'ufficio del dottor Sechenov per poi svanire. Ho fatto per caso un bad ending di quelli, cioè proprio bad ending. The fuck is going on qua? Vi lascio comunque al video perché non sto ancora capendo niente. Ah, sì, ho fatto un bad ending. Mi sa che quello era il bad ending e se invece salvavamo... che macello sto gioco. Ragazzi, non... posso dire se mi è piaciuto o no, perché sono sincero, farlo con i video non ho capito un cazzo. E forse è proprio il gioco che non si capisce niente. Però, devo essere sincero con voi, non ho proprio capito assolutamente niente di quello che è successo nel finale. Quindi io ero il cattivo alla fine. Cioè, non ero il cattivo. Ho fatto la cosa che non dovevo fare, però anche... lo devo rigiocare. Lo devo fondamentalmente rigiocare da per me e vedere. Per ora la serie finisce qua. È stato un piacere. Probabilmente facciamo un ultimissimo episodio. Se lo vedete è perché c'è un altro ending che è buono. Nel senso, mi spiego meglio. Succede roba diversa. Se succede roba diversa, vedrete un episodio diverso. Vedrete un episodio che non durerà tantissimo, perché alla fine credo che arriviamo sempre lì, si uccideranno sempre i robot, però cambia la roba. Se succede, bene. Se no, non c'è un altro ending, questo è l'ending, e allora non mi spiegherò mai. Ragazzi, è stato un piacere, grazie mille per aver visto il video. Non dico ancora fine alla serie, perché, ripeto, c'è quella... possibilità, però in caso che non succeda, è stato un piacere, grazie mille per aver visto tutto Atomic Heart da me, lasciate un bel like, considerate l'iscrizione, ditemi la vostra su questo finale, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.